grande forza nel torneo di promozione che disputa il terzo turno di campionato nell'arco di appena 8 giorni. La marcia trionfale della Battistrada Casalbordino fa tappa al comunale di Montemarcone con i giallorossi del patron Santoro che vengono ospitati dalla Val di Sangro. I ragazzi del presidente Rucci sono consapevoli del grado di difficoltà dell'impegno casalingo, ma hanno necessità di muovere la classifica per tornare in corsa per un posto al sole nell'agognata griglia playoff. I casalesi d'altra parte vogliono proseguire la marcia inarrestabile che conduce al prossimo campionato di eccellenza. Padroni di casa privi, oltre che del lungo degente Di Deo, anche di capitantano non al meglio della condizione, che siede in panchina. Nei giallorossi del grande si accomoda in panchina e cede il posto all'ex di turno Peppe Soria. I sangrini partono in maniera promettente e dopo 2 minuti provano ad affondare gli artigli con Carpineta, che cerca di approfittare di una sbavatura difensiva dei giallorossi, ma capitan Fusaro è provvidenziale per salvare a ridosso della linea di porta, sostituendosi al proprio portiere. Ma dal possibile vantaggio sangrino si passa fulmineamente a quello della capolista, che al sesto rompe gli equilibri grazie alla sfortunata autorete di Flocco, che spedisce alle spalle del proprio portiere nel tentativo evidentemente fallito di arginare il traversone dal fondo di Soria. L'avvio di gara del centrale difensivo biancazzurro non è dei migliori e nelle battute successive una sua indecisione mette in azione il suo ex mister Soria, che calcia frettolosamente e spedisce la sfera a sorvolare i legni della porta di Salvatore. La capolista amministra il vantaggio di misura e prima della mezz'ora torna ad avventurarsi in area sangrina con Salvatore, che diventa decisivo per annullare la conclusione ravvicinata di Letto al culmine di una manovra avvolgente del pacchetto avanzato giallorosso. Brividi dall'altra parte per Savut, che rischia sulla velenosa fiondata da limite di Carpineta di pochissimo a lato. Prima dell'intervallo la truppa di mister Borrelli torna a proporsi con la fiondata da limite di capitan Fieroni, che chiama in causa Salvatore, il quale smorza sul fondo. Alla riapertura dei giochi Di Biase cerca di far rialzare la testa ai suoi con il suo missile da limite che va a sorvolare la porta avversaria. La replica della Battistrada è immediata, con Fieroni che colpisce di prima intenzione sull'invito dello scatenato Soria. La sfera si spegne di un niente a lato, ma il raddoppio casalese è ormai maturo e si concretizza 3 minuti dopo grazie a Letto, che fulmina il malcapitato Salvatore calciando praticamente indisturbato da posizione invidiabile e mettendo a frutto l'invitante appoggio al centro del solito Soria, vero e proprio trascinatore dei suoi. Se Letto rimpingue il punteggio, Savut è decisivo per smorzare le velleità sangrine, risultando decisivo per annullare la battuta ravvicinata di Bassi. La retroguardia sangrina appare in affanno per arginare e tenere a bada il potente reparto d'assalto casalese. Al 21esimo Salvatore riesce a rimediare sulla stoccata di Soria a ridosso del primo palo, ma non può fare nulla sul successivo affondo di Gagliano, il quale pesca il jolly con un missile terraria che da limite spedisce la sfera a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali del portiere sangrino. La squadra di Bisce accusa il colpo e rischia anche al 41esimo, quando è il palo a dare una grossa mano a Salvatore e compagni, messi fuori causa dalla conclusione di Fieroni. Passa appena 1 minuto e il poker casalese è servito. È il Puma Iaboni a entrare nel tabellino marcatori con un diagonale in area sul quale stavolta Salvatore non sembra irreprensibile, ma a conti fatti possiamo dire che le colpe vanno equamente distribuite tra tutti i reparti, ormai demoralizzati e privi di mordente a causa delle 3 reti già incassate. Bassi nel finale prova ad alleviare la disfatta, ma Savut risponde presente e nega anche la rete della bandiera alla volenterosa compagine sangrina, che nulla ha potuto per contrastare la soverchiante superiorità della prima della classe, sempre più lanciata verso la fuga solitaria che conduce al traguardo finale chiamato eccellenza. Patron Santoro, oggi non era una partita semplice, ma il Casalbordino è riuscito comunque a portarla a casa anche con un largo risultato, 4-0. Assolutamente no, non era semplice, anche perché la Val di Sangro è una squadra rognosa, tignosa, ben messa in campo dal loro allenatore, una squadra giovane sì, ma nello stesso tempo caparbia, quindi una squadra che stava in zona playoff, penso che lo sia tuttora, e oggi sì, era deficitaria di un paio di elementi di spessore, però la temevamo questa trasferta, perché il campo era molto insidioso e storicamente loro qui in casa con noi hanno sempre fatto risultato, però è andata bene. Siamo stati bravi, i nostri giocatori veramente ci hanno messo tutto e qualcosa di più, e alla fine il risultato ci ha premiati. Casalbordino capolista da sola, più 13 della seconda, ora bisognerà continuare con questa mentalità.
Ma assolutamente sì, dicevo prima un tuo collega, mancano 21 partite, sono un'infinità, sono praticamente 63 punti, quindi non siamo neanche a metà del guado, quindi abbiamo fatto bene fino ad adesso, dobbiamo continuare a fare così. Mister Bisci, partita tutt'altro che semplice quella di oggi contro la capolista del campionato, arriva una sconfitta, il risultato è di 4-0, un commento tecnico sulla partita e cosa non ha funzionato? Non è che non ha funzionato niente, dobbiamo dar merito alla forza dell'avversario, quindi noi siamo una squadra che diciamo possiamo fare delle grandi prestazioni come possiamo fare delle partite al di sotto di quello che sono le nostre forze, però diciamo che oggi è stata una partita sicuramente da dare merito al Casalbordino perché ha meritato questa vittoria. Noi dobbiamo migliorarci, queste sconfitte ci servono a capire che bisogna migliorarsi, non ci deve abbattere, però so che questi ragazzi hanno bisogno di lavorare e quindi oggi prendiamo questa sconfitta in un modo tranquillo perché comunque sapevamo già dall'inizio la forza dell'avversario, quindi sicuramente dobbiamo cercare di lavorare sugli errori fatti. E questo, l'unica cosa che mi rammarica è che i ragazzi si impegnano fino all'ultimo allenamento, danno il massimo e poi magari la domenica raccolgono zero, questo mi dispiace, però dobbiamo sapere che esistono anche altre forze nel campionato che sono molto forti, quindi noi dobbiamo proseguire per l'obiettivo nostro e andare avanti e non fermarci sulla partita di oggi dove sapevamo Casalbordino la forza che aveva, insomma.